sempre. Dottor Massetti, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a tutti. In cosa si è laureato? Sono laureato in economia. Quindi è un economista prestato in questo caso alla Fondazione Enrico Mattei. Lei è andato a Copenaghen, ha spiato quello che là succedeva, ne ha tratto anche delle conclusioni. Se le vuole condividere con noi, noi ne siamo felici, perché ancora non abbiamo ben capito a Copenaghen se è andata bene o è andata male. Se dice di no, non si capisce il senso di questa collaborazione. Prego. Certo. Non è così immediato capirlo, perché a Copenaghen praticamente non è stato detto nulla di preciso. Questo non è qualcosa che non ci attendevamo, ecco. Noi addetti ai lavori lo avevamo previsto già da qualche mese, perché gli Stati Uniti non potevano prendere impegni vincolanti prima di avere una legge interna, una legge americana che permettesse al Presidente Obama di firmare un accordo internazionale. Quindi tutto nasce da qui. Se gli Stati Uniti non firmano un accordo internazionale, i paesi in via di sviluppo, dai quali proverranno in gran parte le emissioni nei prossimi anni, non si impegneranno a fare tagli alle emissioni, e quindi non poteva esserci un Kyoto 2 a Copenaghen, un protocollo di Copenaghen. Allora che cosa hanno fatto? Hanno introdotto due novità sostanzialmente. La prima è quella di definire dei tagli alle emissioni per le maggiori economie mondiali in maniera informale, ma per la prima volta in maniera abbastanza precisa per il 2020. Questo permette di capire se saremo per il 2020 sulla traiettoria giusta per controllare il riscaldamento globale. È come, dire, è come firmare il preliminare prima del rogito, insomma. Più o meno sì. Ecco, sì, il rogito non è... Sì. Non è stato ancora firmato, però si può capire dove che aria tira. Ecco, cioè abbiamo messo dei paletti al 2020. Sono state messe delle indicazioni su dove verranno probabilmente fissati i paletti, quindi questo permette a noi di fare alcuni calcoli. Alla Fondazione Enrico Mattei abbiamo fatto delle prime stime e vediamo che con quanto è stato promesso ci saranno effettivamente delle riduzioni importanti rispetto al 2020 senza alcuna politica, ma siamo ancora lontani da quanto si dovrebbe fare per raggiungere gli obiettivi di temperatura che si sono stati fissati anche a Copenaghen, il famoso 2 gradi. Non è sufficiente quanto promesso. Ecco. Senta, dottor Massetti, prego, no, concluda. No, la seconda novità è che è stata per la prima volta promesso in maniera abbastanza precisa un aiuto sostanziale ai paesi in via di sviluppo per investire in nuove tecnologie a basse emissioni e in adattamento ai cambiamenti climatici che in ogni caso avverranno nel prossimo secolo. Senta, ma ecco, con il linguaggio rudimentale adatto alle povere menti di Solibello e mio, più quella di Solibello, perché io qualcosa capisco, se lei dovesse dire da parte di voi, della Fondazione Eni Enrico Mattei, le prime due cose più importanti da fare, quale sottolineerebbe? Allora, per ridurre le emissioni, sicuramente la prima cosa da fare è investire in efficienza energetica, in risparmio energetico a livello proprio globale. Perfetto. Tutti i modelli che sono stati prodotti in tutti i paesi del mondo indicano la prima azione da fare è investire in efficienza energetica. Dopo sarà però importante trasformare in maniera radicale i nostri sistemi energetici affinché l'energia venga generata senza emissioni, ossia la decarbonizzazione. E questo significa, invece del carbone, le rinnovabili, oppure automobili elettriche invece di automobili a benzina o addirittura a metano, perché alla fine anche il metano sarà troppo. Ingegnere, per il momento allora siamo rinfrancati dalle sue parole, perché siamo esattamente sulla strada giusta. Cioè, noi abbiamo insistito per 5 anni con il risparmio energetico, adesso diciamo puntiamo sulle rinnovabili, c'è una torcia solare che sta per partire e fare il giro d'Italia, per cui andiamo bene. È proprio la sequenza perfetta, avete scelto... È un caso, per fortuna. Meno male. Massetti, la sequenza giusta delle scelte. Visto che ci è andata bene, quanto ha aspettato a Copenaghen per avere il pass in quel grande casino organizzato del COP15?
Io adesso la stupisco che non ho aspettato praticamente nulla, niente, perché siamo arrivati prima della gran confusione, quindi un po' di preveggenza ci siamo mossi. È andato a luglio lei, astuto. Massetti, grazie allora, arrivederci, ci ha rincuorato. Arrivederci, buonasera. Buonasera, era il ricercatore della Fondazione ENI Enrico Mattei in un intervento realizzato in collaborazione con ENI.